Dalla vita interna di Gesù Cristo di Suor Maria Cecilia Bai, libro quarto, capitolo secondo. Ciò che operò il Figlio di Dio nel suo interno, tornato a Nazareth per rivedere la sua dilettissima madre e dare lì un saggio della sua predicazione e celeste dottrina. Parte prima. La mia diletta madre stava in casa con il desiderio ardente di rivedermi, sapendo già del mio ritorno perché gli angeli, per mio ordine, gliel'avevano manifestato. Bisogna dire che, arrivato a Nazareth, prima di entrare nella città, pregai il Padre. Lo feci anche per tutta quella gente affinché, sentendo del mio ritorno, avessero un vivo desiderio di udirmi, poiché erano già informati dell'opera che io facevo in Gerusalemme. Il Padre mi promise di dare a tutti un tale desiderio. Infatti, entrato che fu nella città, si sparse la voce del mio ritorno e il Padre mio diede loro il desiderio di udire la mia predicazione. Ma il demonio seminava nei loro cuori sentimenti contrari alla mia persona. Infatti, ne ottennebbero molti che non conobbero la vera luce, come sentirai. La mia diletta madre sentiva in se stessa la mia lontananza quando ero lontano, e la vicinanza quando ero vicino. Quanto più a lei mi avvicinavo, maggiore giubilo sentiva nel suo cuore. Le faceva provare questi mirabili effetti l'ardente amore che mi portava, perché è prodigio dell'amore che quanto più è ardente, tanto più mirabilmente opera prodigi nel cuore che ama. Arrivato dunque, venne a ricevermi con tutti quegli ossequi che come a figlio di Dio mi si dovevano. Fu trattata da me però da vera madre, come infatti era. Ricevette tanta consolazione in quell'istante del suo spirito e il suo cuore si inondò di tanta gioia. Il Padre mio operò un miracolo della sua potenza perché l'anima sua non si sciogliesse dai legami del corpo per la gioia sovrabbondante che in queste visite riceveva. Ben meritavo un tale godimento, perché lei nella mia assenza aveva molto patito ed era stata partecipe di tutte le angustie che aveva sofferto il mio cuore, come anche dei patimenti del mio corpo. Infatti, io patii molto nella mia umanità. E non solo soffrii fame e sete, ma anche sentii la stanchezza. Andai sempre col capo scoperto, scalzo. E per essere di natura delicata sentivo vivamente il patimento. Volli assoggettarmi a soffrire tutto perché con questi patimenti potessi soddisfare la divina giustizia per le offese dei miei fratelli. Era perciò di molta compassione la mia persona che mi guardava, vedendomi di natura delicata e con tanto patimento, ma a quelli che mi odiavano non faceva alcun senso di compassione, perché mi miravano con malignità e bramavano che patissi di più e terminassi presto la mia vita. Essendomi trattenuto con la mia diletta madre in affettuosi e sacri colloqui, cantammo le divine lodi ed adorammo il Padre mio divino. Rendemmo a lui le divine grazie, io feci i soliti atti di offerte per tutti i miei fratelli. Non si saziava poi la mia diletta madre di mirarmi e di compatirmi come unico oggetto del suo amore. Con quante affettuose parole mi esprimeva i desideri del suo cuore amante e il desiderio che aveva di patire tutto lei, se fosse stato possibile e se fosse piaciuto al padre, purché ne fossi stato esente io. Mi diceva sovente: «O amato figlio, volentieri e contenta sarei se potessi soffrire io sola tutti i patimenti che soffrite voi». Poi, tutta infiammata di amore, diceva: «Come, o amor mio unico, è possibile che quegli ostinati cuori non si convertano, non si sciolgano d'amore? Nel vedere il vostro amabile aspetto, nel mirare la vostra bellezza, nell'udire la vostra divina sapienza, la vostra grazia, nel conoscere le vostre mirabili attrattive», diceva: «Cuori ingrati, perché vi rendete così duri e ostinati alle parole del mio amato?» La diletta madre dava spesso sfogo alla violenza d'amore che ardeva nel suo cuore.
La consolavo e l'animavo a porgere continue suppliche al Padre per la conversione degli ostinati scribi e farisei, ed anche per la conversione di tutti quelli che avrebbero avuto la sorte di udirmi predicare. E la madre lo faceva con tutto il fervore del suo cuore. Rivolto al Padre, lo pregai che si degnasse di dare un vero sentimento di compassione dei miei patimenti a tutti i miei fratelli, con un vivo desiderio di patire per più assomigliare a me, perché io pativo e soffrivo per loro amore, per la loro salvezza e perché restasse loro un vivo esempio con cui dovessero imitarmi. Pregai anche che desse loro parte di quell'amore col quale la mia diletta madre mi amava, mi compativa e si doleva dei miei patimenti e procurava in tutto di imitarmi, affinché anch'essi avessero avuto un simile sentimento che nasce dall'amore e dalla conoscenza che si ha dell'oggetto amato. Vedevo che se i miei fratelli fossero stati privi di quest'amore, non avrebbero bramato di patire, di imitarmi e assomigliarsi a me. E che se non avessero conosciuto quanto io ho operato per loro, non mi avrebbero amato come dovevano. Pregai il Padre mio di dar loro una chiara conoscenza della mia persona, illuminandoli ed inserendo nei loro cuori un amore grande con il quale mi avessero amato ed imitato. Mi promise il Padre di dare questa conoscenza e quest'amore ai miei fratelli, col desiderio di patire e di imitarmi. Vidi come il Padre mio avrebbe dato ad essi con molta generosità la sua divina luce e la sua grazia. Vidi come molti ne avrebbero approfittato, vidi i desideri di patire che tante anime avrebbero avuto, vidi il molto che avrebbero patito a mia imitazione, vidi l'amore grande che mi avrebbero portato, la compassione che avrebbero avuto dei miei patimenti e come molti si sarebbero in qualche modo assomigliati alla mia diletta madre, che tanto mi compatì e tanto soffrì per me, per imitarmi, per assomigliarsi a me. Mirai allora tutti questi con grande amore e molto mi compiacqui in essi e li abbracciai col desiderio, come i miei fratelli e seguaci, e per essi ringraziai il Padre della luce e delle grazie che ad essi avrebbe dato. Perciò molto mi rallegrai. Vidi poi la moltitudine quasi senza numero di quelli che avrebbero abusato della luce divina e della grazia data loro dal mio Divin Padre, e che non avrebbero avuto altro amore che per se stessi e per le creature, che avrebbero amato la vanità, il mondo e tutto ciò che devono odiare. Vidi che non avrebbero avuto compassione di alcuno dei miei patimenti, che per quanto potevano avrebbero sfuggito il patire. Per costoro intesi grande pena e molta amarezza. Vidi come molti avrebbero amato il peccato e il demonio, il loro nemico, che li avrebbe tenuti in dura schiavitù e li avrebbe condotti ai supplizi eterni, piuttosto che amare me, loro vero amico, che avevo meritato loro l'eterna beatitudine e avrei fatto godere ad essi la vera libertà dei figli del Padre mio. Sposami in quanta angustia e in quanta pena si trovava perciò il mio cuore, con quante suppliche mi presentavo davanti al mio Divin Padre per la loro conversione. Pregavo per i suoi aiuti potenti, perché si potessero ravvedere del loro grave errore. Dopo molte istanze, il padre mi prometteva quello che gli chiedevo. Infatti, vedevo come molti avrebbero approfittato degli aiuti potenti della grazia, che senza alcun merito loro, anzi, con loro demerito, avrebbero ricevuto. Allora prendeva qualche respiro il mio cuore afflitto, ma non gli mancava anche una grande amarezza, perché ne vedevo molti che, ostinati anche di questi potenti aiuti e di questa maggiore grazia, avrebbero abusato. Afflitto nel mio interno, chiedevo al Padre misericordia per essi. Il Padre si mostrava pronto ad usare misericordia con tutti quelli che gliel'avrebbero domandata. Mi portava molta consolazione vedere la gran bontà e misericordia del mio Divin Padre, che magnificavano le mie prediche e che facevo conoscere chiaramente ad ognuno, animando con ciò tutti i peccatori a ricorrere a lui con fiducia, confidando nella sua bontà.
Laudentur Jesus et Maria. Comincia oggi questo nuovo capitolo del quarto libro, sezione dedicata alla permanenza di Gesù a Nazareth dopo l'inaugurazione della sua predicazione a Gerusalemme, come abbiamo ampiamente visto nel capitolo precedente. L'episodio di oggi si articola in due distinti momenti successivi, che sono appunto l'incontro con la madre e ciò che in esso accade, e poi una serie di previsioni non proprio rosee, che quindi fanno, ahimè, comprendere anche più di qualcosa a noi, alla nostra situazione attuale. Quindi ci accingiamo a meditare entrambi questi punti. Allora, innanzitutto c'è il prequel. Gesù sta andando a Nazareth, sì, certamente per visitare sua madre, per darle questa gioia e per viverla anche a sua volta, perché certamente così fu. Però egli andò a Nazareth anche per predicare, per concedere a questi suoi figlioli e concittadini la grazia della conversione. Quindi, prima di entrare a Nazareth, come abbiamo ascoltato, prega il Padre che dia ai suoi concittadini la grazia di poterli ascoltare. E il Padre la concede, però, ecco qui, il diavolo comincia da subito a fare il diavolo a quattro. Perché c'era, come già sappiamo, il punto che già la buona fama della predicazione del Signore era arrivata a Nazareth e quindi con le poi evidenti, inevitabili considerazioni. Sarà santo o no? Chi è questo che noi abbiamo conosciuto come il figlio di Giuseppe? E il diavolo chiaramente comincia subito a seminare. Questo è un punto che noi dobbiamo tenere sempre presente, amici, perché vale anche per noi. Perché quando, per grazia di Dio, noi incontriamo qualcuno che ci parla del Signore, che ha il potere, diciamo così, di causare la nostra conversione o la nostra santificazione, quindi è una predicazione importante. Il diavolo lo sa bene, perché lo sa quali sono i predicatori, tra virgolette, pericolosi. E quindi, e questo non ce lo possiamo risparmiare, comincia a remare al contrario, con un processo di screditamento o della persona o di quello che dice. Non ci si può fare niente a questa cosa, cioè, noi vediamo cioè, per carità, il Signore ci ha pregato e ci prega. Quindi ci vengono dati gli aiuti per fare un retto e corretto discernimento. Però, amici cari, per favore, mettiamoci bene in testa questa cosa, eh. Sapete, a volte qualcuno mi contatta, mi dice, oppure mi viene a trovare, dice: io voglio diventare tuo figlio spirituale, direttore. Io gli rispondo sempre tra il serio e il faceto, perché ovviamente c'è una distanza infinita, però gli rispondo sempre quello che diceva Padre Pio. Dico sì, purché non mi fai fare brutta figura. Cioè, se una persona che, perché chi è il figlio spirituale?
Non è che ci vuole l'investitura, non c'è bisogno che me lo chiedi di essere mio figlio spirituale, che io ti nomino, che c'è l'investitura. Ah, io sono il figlio spirituale di, per favore, lontano da me queste cose, che Dio ce ne scampi e liberi. No, cioè, sapete che i figli assomigliano ai genitori, quindi chi è un figlio spirituale? È una persona che, come dire, per quello che vive, per quello che fa, per le scelte che sta cominciando a fare, somiglia tra virgolette al padre, quantomeno nel senso che ascolta quello che dice e cerca di metterlo in pratica. Non perché il padre sia chissà chi, ma perché riconosce nel padre i segni della presenza della grazia, perché questo è. Se Dio non voglia, la grazia non operasse in qualche modo in me, tutto quello che faccio è tutto inutile, non serve a nulla, a zero, non converte nessuno. E se qualcuno pensasse bene nei miei confronti, sono soltanto sentimenti umani quando non idolatri, a zero. Questo per dire, se uno si dice figlio spirituale e non capisce questa cosa, che è basilare, che io la dico in continuazione e anche la insegno, perché nessuno che mi chieda assistenza pensi, perché se pensa questo, chieda altrove, perché non lo troverà da me, così come non si trova però presso Domine Dio ordinariamente, che io gli debba dire tutto quello che deve fare per filo e per segno. Non funziona così. Perché Dio stesso non fa così. Tutta la nostra vita si snoda dentro ciò che il nostro intelletto comprende e la nostra volontà sceglie, in continuazione. Quindi tutta quanta la mia fatica apostolica, se vogliamo, anche per quanto riguarda la vita delle anime, consiste nel cercare di dare loro dei corretti criteri di discernimento, perché loro devono imparare a discernere il bene dal male, il vero dal falso. Non perché lo dico io, perché io non sono nessuno. Un predicatore è un grande predicatore quando può dire con San Giovanni Battista: io sono voce. La voce, la mia voce è anche, non è niente, la voce è ciò che dà corpo alla parola. Ma capite quanto è grande l'essere voce? Vuol dire che io non conto niente, cioè se Gesù Cristo parla attraverso di me, bene, se no vai altrove, non mi devi ascoltare per nessun motivo, perché perdi tempo, non ci sono altri maestri, il maestro è uno, come dice Gesù nel Vangelo. Non fatevi chiamare maestri, cioè, perché uno solo è il vostro maestro. Questo non è che significa, perché nei monasteri c'è il maestro dei novizi, non è che noi facciamo le applicazioni fondamentalistiche come testimoni di Geova della Bibbia. Ah, dicono maestro, oppure dicono padre, come fanno i testimoni di Geova. Perché nel Vangelo c'è scritto che dice non chiamare padre e tu ti fai chiamare padre? Ecco, queste sono cretinate, questo qui, no? Il problema è che non esiste nessun maestro che possa definirsi tale se non è nient'altro che la fedele riproduzione e quindi il fedele insegnamento dell'insegnamento dell'unico maestro. Non esiste nessun padre, tra virgolette, che non sia immagine del Padre Celeste e che non sia a sua volta uno che la sua filiazione divina cerca di viverla al meglio possibile, se no non può essere chiamato padre di nulla e di nessuno, propriamente. Allora, questo per dire, non è possibile risparmiarsi questo combattimento spirituale. Il diavolo fa il suo lavoro proprio per questo motivo, d'accordo? Perché la grazia ci tira in un modo e il diavolo ci tira in un altro. Perché il Signore permette questa cosa? Perché noi possiamo meritare e per meritare bisogna esercitare le virtù. E le virtù si esercitano, spot pubblicitario sul mio libro, La vita morale e le virtù cristiane, per favore, quello è uno di quei libri meno entusiasmanti, meno solleticanti, ma più importanti da un punto di vista formativo, che bisognerebbe leggere. Se uno non si legge quello, si legge qualche altra cosa, vada a studiarsi qualunque cosa. L'importante è che tu capisca che sei fatto in un certo modo e che Dio ti guida secondo quel modo in cui tu sei fatto.
Il rischio di questo è la dannazione? Certo che è la dannazione, certo che è la dannazione, ma il Signore rischia la dannazione, non è che rischia, cioè noi rischiamo la dannazione, ma il Signore si adegua a come Lui ci ha creati, così ci tratta. Per cui, oh mamma mia, signore mio, che paura che ho, dico, però se incontro un sant'uomo, poi mi verrà la tentazione e il demonio cercherà di portarmi via e mi vado a rovinare. Non devi avere questa paura. Perché il demonio non ti porta via contro la tua volontà. Se ti dirà cretinate, se ti seminerà sentimenti contrari, usa il cervello, usa la testa. Ovviamente coadiuvata dalla grazia. Usa la volontà. Noi dobbiamo guardare, prima di fidarci di qualcuno, anche di un predicatore, ma noi lo dobbiamo scrutare con estrema attenzione. No, non devo giudicare, non devi giudicare mai la persona, ma tu lo devi giudicare una persona prima di fidarti di lui o no. Chi è questo? Cosa dice? Cosa fa? Com'è la sua vita? Com'è anche la sua preparazione da un punto di vista oggettivo? Com'è la sua condotta, per quanto se ne può vedere e per quanto se ne può capire, figlioli miei cari, perché alcune cose si capiscono, no? Guarda, ascolta, senti superbia, senti arroganza, per esempio. Senti superbia e arroganza, ma c'è sempre con i piedi di piombo, anche se dice il vero, perché pure il diavolo spesso e volentieri dice il vero e lo sanno bene gli esorcisti. Ma quello è superbo però. Anche quando il diavolo dice il vero, e anche quando non glielo fanno sputare sotto pressioni soprannaturali, perché il diavolo non può resistere a un comando proveniente dal cielo, quindi deve dire per forza anche quello che non vorrebbe, ma nella testa sua però, quella cosa viene detta a fine tendenzioso, non certo per istruirci, ma perché se ne avrà la possibilità, dopo aver detto quella cosa vera, ti semina, ti vomita la pillola avvelenata. E se tu sei incauto e ti bevi tutto, ecco, ti sei preso il frutto buono e poi ti prendi la pillola avvelenata e muori. Vabbè, non volevo dilinguarmi troppo su queste cose perché se no poi ci manca la seconda parte della meditazione. Però, proprio perché è meditazione, queste cose le ritengo molto importanti. Allora, bellissimo, la gioia della Madonna, il ritorno di Gesù e il miracolo che Dio fece per non farla morire di gioia, giustamente, le sue manifestazioni, la sua compassione, il fatto che per la veemenza dell'amore l'aveva percepita la presenza di Gesù, perché tutta quanta la quintessenza, ricordiamo, della nostra vita cristiana è nell'amore a Cristo e alla Madonna, eh? Tanto quanto questi ci sono e aumentano, e tanto vale la nostra vita interiore. Perché anche se prendiamo qualche cantonata, se siamo animati da amore sincero e autentico verso Gesù e Maria, loro, proprio in forza di questo amore, troveranno il modo di farci ravvedere anche da eventuali cantonate e da correggere eventuali errori. E quello che dice la Madonna, sinceramente, a volte mi viene in mente, ovviamente con le infinite distanze, si badi bene di non pensare che mi sto paragonando alla Beatissima Vergine Maria, che non sono neanche lontanamente degno neppure di nominare, però quello che lei dice, ma com'è possibile che quegli ostinati non si sciolgono d'amore nel vedere il vostro amabile aspetto, nel mirare la vostra bellezza? Io personalmente sono un pochino impressionato quando vedo nell'uomo la presenza di un male che assomiglia a quello satanico. Perché è il diavolo che agisce in questo mondo, no? Il diavolo che nonostante la santità, la verità, la bellezza di Cristo, per la sua scelta irreversibile, lo odia e gli fa la guerra. Vederlo in un essere umano a me fa impressione.
Mi fa impressione e dispiace. Però purtroppo esistono cuori così, sono sempre esistiti ed esistono. Ma com'è possibile, dice, che non vedere il vostro amabile aspetto, la vostra bellezza, la vostra divina sapienza, la vostra grazia? E rimangono duri e ostinati. Eppure rimangono duri e ostinati. Mi fa male questa cosa, prima perché penso che potrei diventarci pure io. E dico sempre, Signore mio, per carità, guarda, scampami e liberami, non permettere una cosa, una sciagura tanto grande, eh. E secondo, perché guardate che se perdura questo tipo di situazione, non si raggiunge la salvezza, ma si fa una brutta fine. Certamente è una cosa che, almeno per quanto mi riguarda, è profondamente dolorosa e inquietante. Ecco, poi c'è la parte centrale, che è la, diciamo, più carica di risvolti per noi. Cioè, vedete come l'amore di Cristo è tutto. Qui sembra che cita Santa Teresina, no? Dice, se non si fosse un cuore infiammato dall'amore, i martiri non avrebbero dato il sangue. Gli apostoli non si sarebbero consumati nella predicazione, nella chiesa, eccetera, eccetera. Quindi nel cuore della chiesa era l'amore. Se uno non ama, ma quando le abbraccia le sue sofferenze per il nostro Signore Gesù Cristo? Eppure Gesù ci ha detto chiaramente che solo chi abbraccia la croce e patisce per lui è degno di lui, punto e basta. Come hanno fatto tutti i santi, alcuni in grado estremo. Io l'estate lo racconto sempre che lessi il diario di Santa Veronica Giuliani, io sono stato male. Ero un giovane seminarista, perché dici sono delle cose, cioè questa donna non sapeva stare senza soffrire per il Signore, ma non è che soffriva, ma ha fatto delle cose allucinanti. E continuava a dire patire, 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 il puro patire, il puro patire, il puro patire, il puro patire. A me mi è piaciuto un infarto, dico, mamma mia. Allora, dopo uno le metabolizza, cioè queste sono vicende. Però insomma i santi stanno tutti un po' sintonizzati sotto questo punto di vista. Ecco perché io cerco di essere sempre. Non diamo facili attestati di santità, cioè, ok? Perché i santi con la croce non hanno mica scherzato, eh. Le tribolazioni, i patimenti che hanno sofferti. Quelli che il Signore gli ha mandato o gli ha fatto pervenire, ha permesso che le creature gli facessero, e quelli che si sono presi, le penitenze che hanno fatto, di ogni tipo. E qui c'è qualcuno che dice, ma l'estate in chiesa, vattene a braccia coperte. Ma se muore di caldo, dico, vabbè, figlio mio, cioè, ma di che stiamo a parlare? Non ti puoi prendere un po' di caldo? Se ti puoi prendere un pochino di caldo per amore del Signore, qua stiamo proprio a acqua, vedi questi giochini che facevamo da bambini, no? Acqua e fuoco, uno deve andare a cercare qualcosa. Acqua proprio, alto mare, eh? Ma che sarà mai? Ma che è un po' di caldo? Te lo tieni, no? Ma puoi andare a vedere che cosa combinava Santa Veronica Giuliani per amore del Signore. Preferisci fare quelle cose? Vatti a leggere il diario. Vai in chiesa a braccia scoperte, come te a fare quelle cose che faceva Santa Veronica, se preferisci. Cioè, noi, almeno il nostro piccolo, quindi quello che è la nostra portata, che caspita, no, diamoglielo al Signore. Almeno quel piccolo. Un po' di temperanza, quando uno sta a tavola, che non mangia come uno sprocedato, ma gliela diamo questa al Signore o no? Un po' di fatica, certamente, di penitenza. Anche nell'avere un pochino di vita di preghiera, ma gliela diamo al Signore, no? O no? Manco questo. Spegnere i riflettori, chiudere gli occhi dinanzi a spettacoli indecenti, soprattutto in televisione, e anche, ma glielo diamo al Signore. Ma adesso arriva Halloween con mio figlio, come faccio? E con tuo figlio come fai? Te lo tieni a casa, come fai? Te lo tieni, che sarà mai? Che è? Cioè, io forse non sono mai stato padre, madre, non ne capisco queste cose, ma sarà così grave tenesse un figlio dentro casa e che un giorno non va a scuola? Boh, che un genitore non può più fare una cosa del genere.
per dire, no? Cioè, almeno quel piccolo è, dai, perché Gesù ce lo dice chiaramente, ha sofferto così tanto per noi, non solo per la nostra salvezza, ma anche per darci un esempio, perché fosse imitato. Ma il digiuno mi pesa tanto, il digiuno ti pesa tanto, vabbè, non c'è nessuna obbligazione sotto pena di peccato mortale di fare i digiuni, questi non sono obblighi sotto pena di peccati mortali, nemmeno veniali, ma pensa a quello che ha fatto Gesù, ti ha dato l'esempio. Mica ti chiede di fare come lui, 40 giorni senza mangiare e senza bere. Ovviamente no. Però qualcosina. O no? Perché pochi l'avrebbero imitato e in grado eroico, e questi sono i santi. Ma la moltitudine si avrebbero abusato della divina luce, della grazia. E non avrebbero altra avuto morale per chi? Per se stessi. Basta che sto bene io. Basta che sto comodo. Basta che sto tranquillo. E per le creature. A volte, per amore del Signore, dobbiamo rinunciare a certe creature. Certamente quelle illecite, no. Non serve fare esempi. Che avrebbero amato la vanità, il mondo e tutto ciò che devono odiare. Le signorine stiano sempre attente alla vanità, perché l'amore alla vanità è contrario all'amore di Dio. Dice, che cos'è la vanità? Mettete, fa un po' di ore d'adorazione e cerca di arrivarci da solo. Io mio, capito? Arrivaci, arrivaci, lo capisci? Se vuoi capirlo, e rinunci se vuoi assomigliare a Cristo. Se no, continua. Se vuoi assomigliare ai servi dell'anticristo, cioè i servi del diavolo, perché tutti i servitori del diavolo sono tutti quanti piccoli anticristi. Quanto potevano, avrebbero sfuggito il patire, ma per costoro intesi grande pena e molta amarezza. Perché chi si allontana dalla croce, questo ricordiamocelo, vuol dire che va vicino all'amore del peccato e del demonio, che si autocondanna a vivere come uno schiavo. Tutte le cose, per esempio, che creano in noi dipendenza, le dobbiamo eliminare tutti, tutte. Il fumo non fosse altro che per il fatto che crea dipendenza, non deve esistere nella vita di una persona. Non abbiamo una dignità di figli di Dio, non possiamo essere schiavi di nessuno. Non possiamo e non dobbiamo essere schiavi di nessuno, per nessun motivo. Siamo figli di Dio, siamo. E andiamo avanti con tutte quante le dipendenze possibili e immaginabili, tutte. Proviamo a fare un bel esame di coscienza. Dice, non sei capace di prendere grandi croci? Bene, comincia a prendere queste. Ha voglia a prendere queste. Ha voglia. Basta, ne avanza. Molti non lo fanno, e dice il Signore. Allora, per questi che non lo facevano, io ho fatto una preghiera extra al Padre, perché almeno ci facesse ripensare. E qualcuno ci ha ripensato. A causa di grazie, ottenute senza alcun merito loro, specifica Gesù, anzi, con loro demerito. E il ravvedimento è un ravvedimento da un grave errore. Cioè, da dove c'è l'orientamento di vita. Conduciamo una vita crocifissa con il Signore, pur nel nostro piccolo penitente, o una vita mondana, gaudente, piena di vanità, piena di nulla. Questo ce lo dobbiamo chiedere nella nostra preghiera personale alla luce di oggi.